Diritto di voce. L'avvocato Italo Mastrolia su voci.fm. Nessuno degli ex combattenti della Prima Guerra Mondiale è vivo. Abbiamo recuperato qualcuno dei loro canti originali, incisi allora, corredato da 4 CD il libro Le voci ritrovate, edito da Nota, curato da Ignazio Macchiarella e Emilio Tamburini, rievoca la preziosa opera della Regia Commissione Fonografica Prussiana, guidata dal musicologo Karl Stumpf. Il gruppo di studio del Kulturministerium, direttamente finanziato dal Kaiser, voleva raccogliere attraverso le voci dei prigionieri elementi sulla lingua, la musica, la cultura dei popoli i cui eserciti combattevano contro la Führerbund, quadruplice alleanza. Le immagini che vedete sono fotografie e cartoline dell'epoca, prevalentemente italiane, ritrovate da Euronews. In questa foto il futuro Papa Pacelli, allora nunzio apostolico a Berlino, rende visita al campo dei prigionieri italiani di Rastatt. L'Italia aveva delegato la tutela dei propri soldati a una commissione della Croce Rossa, che oltre ai pacchi di aiuti alimentari smistava la corrispondenza, fatta soprattutto da cartoline per ragioni di censura. Grazie a questa attività di documentazione giungono a noi oggi le voci di 42 militari italiani provenienti da quasi tutte le regioni italiane, oltre a un esponente della minoranza Arbresh del Molise. Bentrovati al diritto di voce. Come avete ascoltato, sono le voci dei nostri ragazzi che hanno partecipato alla Grande Guerra. La Commissione Prussiana colse un'occasione irripetibile, cioè quella di fissare le voci di questi ragazzi italiani, probabilmente senza comprendere quello che dicevano, però è stata un'operazione culturale molto interessante e intanto significativa, specialmente per i nostri studiosi attuali, quindi il professor Macchiarella e il dottor Emilio Tamburini, che nel recarsi in Germania hanno rinvenuto queste voci. Un documento sicuramente molto prezioso e anche molto interessante per interrogarsi sulla titolarità della voce. A che appartengono quelle voci? Ci sono ancora familiari che potrebbero rivendicarne la paternità? Ma una cosa è certa, la voce che viene fissata è pur sempre un patrimonio che viene tramandato. La cosa interessante per la quale ho deciso di parlare nel diritto di voce è proprio questa qui. La voce, se fissata, tramandata, non si disperde mai e, come in questo caso, può diventare oggetto di studio e oggetto di memoria storica. Ci rivediamo su Voci FM per Diritto di Voce. Un caro saluto. Diritto di Voce, l'avvocato Italo Mastrolia su voci.fm.